Siamo in onda con ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. Che viva in Spagna, a cura di Eleonora Macari. Esistono oggi possibilità che troppo spesso non vengono adeguatamente pubblicizzate e che consentirebbero invece ai giovani di cogliere occasioni importanti per la propria crescita personale, culturale e sociale. Tra i vari programmi europei, l'Erasmus Plus è sicuramente una delle opportunità importanti da non lasciarsi sfuggire. Gaia, oggi con noi ad NG in Radio Lazio, Young Radio for Young People, ha deciso di raccontarci la sua esperienza di scambio all'estero. Ciao Gaia, com'è nata la tua esperienza all'estero? Tramite la mia università di Roma Tor Vergata mi è stato proposto di frequentare un anno in un'università spagnola e tramite questo bando ho deciso di accettare e ho intrapreso questa esperienza di vita. E com'è stata la tua esperienza didattica con l'università spagnola? Interessante perché è completamente diversa dall'università italiana. Nel senso che utilizzano un sacco di metodo didattico invece di studio su libri, diversa però interessante, comunque formativa sicuramente, soprattutto per la lingua, però anche i corsi molto, soprattutto diversi rispetto ai nostri, perché essendo più che altro didattici, il lavoro era anche più interessante tante volte, era meno studio e più pratica, diciamo. Hai avuto difficoltà con i colleghi dell'università spagnola? Quindi relazioni, interfaccia personale, eccetera? All'inizio sì, perché comunque gli spagnoli sembrano molto aperti, ma nell'ambito studentesco non lo sono per niente. Però alla fine ci siamo trovati abbastanza bene, comunque sono persone abbastanza aperte, non ci hanno creato problemi, ecco. Hai subito atteggiamenti pregiudiziali nei confronti degli italiani? In realtà sì, soprattutto con i professori, perché tramite il progetto di scambio con l'università alcuni professori erano contrari, quindi ci ripudiavano, tra virgolette, perché ci hanno detto spesso che potevamo rallentare la classe o comunque l'andamento di studio degli altri alunni e a volte gli esami si sono rivelati male perché non ci procuravano materiale per studiare o comunque gli esami a volte erano più complicati di quelli spagnoli, quindi più che altro i professori, però gli studenti anzi erano molto interessati comunque al fatto che siamo italiani, quindi alla cultura diversa, al cibo soprattutto, però questo. E chi è che ti ha aiutato in questi momenti difficili? Ma in realtà mi sono sempre fatta forza da sola, cioè perché non avendo un appoggio vero e proprio, là sì avevo un coinquilino che comunque siamo partiti insieme, però più che altro mi sono sempre fatta forza da sola, non ho mai cercato aiuto da altre persone sinceramente. Hai avuto momenti di sconforto durante l'esperienza, quindi hai sentito mancanze a livello culturale più che relazionale? No, alla fine essendo comunque una persona abbastanza aperta, cioè io studio relazioni internazionali, quindi è stata una scelta soprattutto per il percorso di studio, no, comunque mi sono sempre trovata benissimo, gli spagnoli sono molto simili a noi sotto tanti punti di vista. L'unica cosa forse che hanno dato veramente diversa sono gli orari di lavoro, le culture usanze, soprattutto per quanto riguarda il cibo o le feste o anche gli orari di uscita serali, che comunque sono diversissimi rispetto a quelli italiani. Però diciamo che ad un'età del genere, comunque a 20 anni ci si adegua facilmente, non ci stanno tanti problemi. Che differenza hai trovato tra la cultura italiana e quella spagnola, anche le abitudini? Beh, sicuramente una differenza grande sono gli orari di lavoro, che loro comunque se la prendono molto tranquillamente. Ad esempio i locali pubblici aprono per le 10, cosa che in Italia solitamente si apre alle 9, così. O comunque la chiusura anche dei locali, non so, un negozio di abbigliamento li chiude anche alle 11 e mezza, quindi
gli orari di lavoro sono completamente diversi, questo sicuramente. Loro come persone relazionali sono un sacco aperte, comunque sono simpatici, non si fanno problemi, magari spesso ti anche aiutano, questo sì. Però forse che se la prendono troppo tranquillamente. Cioè non sono persone serie, sono molto tranquille, non si fanno tanti problemi. Magari noi siamo molto più frenetici rispetto a loro. In Spagna sentirò la mancanza di qualcosa che faceva parte dell'Italia oppure no? E adesso in Italia senti mancanza della Spagna di qualcosa in particolare? Beh, sicuramente la cosa che mi è mancata di più è il cibo italiano. Questo è poco ma sicuro, perché il cibo lì... Sì e no, cioè si mangia bene ma non sarà mai uguale al cibo italiano, cioè è l'unica cosa che mi è mancata tantissimo. Della Spagna mi mancano tante cose, mi manca appunto la tranquillità che hanno loro nel vivere la vita in generale, mi manca il fatto che sono un sacco rivoluzionari come persone, che ci tengono tantissimo alla politica, tengono tantissimo... Cioè credono veramente in quello, a tante cose. Noi invece magari non scendiamo in piazza per una minima cosa, mentre loro sì. Questa cosa mi manca tanto, comunque l'idea di portare avanti ideali. E ultima domanda: consiglieresti a qualcuno dei tuoi amici di fare un'esperienza del genere? Assolutamente sì. Cioè io rifarei un'esperienza del genere altre mille volte nella vita, perché comunque per tantissime cose ti forma, ti aiuta. Comunque un anno all'estero è tanto, sembra vola però è tantissimo. E a livello universitario sì, comunque è diverso. Certo i professori a volte ti aiutano, a volte no, questo è vero, perché dipende da come prendono lo scambio. Però le persone in generale, la cultura, io la rifarei. Poi la Spagna la consiglio vivamente, perché è un posto, è caldo, accogliente, cioè sa molto di famiglia secondo me. Ci fai un saluto in spagnolo, visto che sei stata un anno in Spagna? Adios, besos. Grazie per essere stata con noi. E mi viene in mente un'ultima cosa da chiederti: in Spagna hai mai ascoltato la radio? Sì, a volte mi è capitato di ascoltare la radio. Approfitto anche per salutare ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People. L'incontro e la frequentazione diretta favoriscono il dialogo e abbattono le differenze. Riuscire a farlo tra studenti non significa solo frequentare insieme un ciclo di studi, ma significa crescere rafforzando legami e costruendo relazioni importanti, significative per la propria crescita. L'Agenzia Nazionale per i Giovani lavora ogni giorno per questi obiettivi, sa solo a noi valorizzarli e coglierli. Eleonora Macari, ANG in Radio Lazio, Young Radio for Young People.